Ripoff alla matriciana dell'esorcista? Scopiazzatura di Rosemary's Baby? Elementi comuni a entrambe le pellicole sono indubbiamente presenti. Una donna si scopre incinta di Satana e mostra evidenti segni di possessione demoniaca che si manifestano in telecinesi, vomito verde e affini. Ma il film, oltre a essere confezionato divinamente, si mostra estremamente ricco di situazioni visivamente affascinanti e ha una sua originalità che lo eleva e di molto dalla semplice scopiazzatura. Un esempio per tutti. La storia è introdotta dal diavolo in persona, che con voce fuori campo proietta direttamente il pubblico nell'incubo e di tanto in tanto fa capolino e si rivolge al tetro protagonista della vicenda, un tormentato satanista pentito che dopo aver tradito il maligno viene catapultato di 10 anni nel futuro con il compito di aiutare nel parto la donna che egli stesso aveva sottratto al male, impedendole di dare alla luce l'anticristo 10 anni prima. Il monologo iniziale, con la voce del diavolo affidata al grandissimo Sergio Graziani, è fenomenale. Buonasera. Il film che state per vedere è una favola che ho diretto per voi, ma credetemi, non perderete tempo. Perché dietro una favola c'è sempre una realtà. Se vi dicessi chi sono, credereste al mio racconto. Perché, sebbene io sia per natura un maligno burlone, faccio le cose sul serio. Sì, ci conosciamo. Io oggi non sono tra voi, vi spio, leggo i vostri pensieri, vi induco a fare delle cose che voi non fareste mai. Chi sono? Lo capirete presto. E vedrete anche cosa sono capace di fare. Cose bellissime, soprannaturali, che ho dovuto però alternare con le solite angosce, cattiverie, sevizie, paure, eccetera, eccetera, eccetera. Merce sempre di moda. Ho cucinato per voi un soufflé i cui ingredienti rispecchiano tutti i miei gusti. Però dubito che possiate trovare aglio e cipolla in questo film. Un po' di paura. E beh sì. Certamente un po' di paura c'è. Scusate se mi sono inserito così brutalmente. So di essere molto, come si dice, molto invadente, ma non sopporterei che si possa presentare al pubblico una storia senza aggiungere un commento personale. Dimitri, perché l'hai lasciata fuggire? In lei avrei preso forma. Mi hai rinnegato e io ora rinnego te. Fango immondo, lurido schiavo. Un anno? 10 anni? Quanto speri che duri ancora la tua vita? Vuoi 10 anni di vita, eh? Ma cosa sono 10 anni? Un attimo nello spazio che non ha tempo. Ecco, 10 anni sono già passati. Ancora una manciata di giorni e sono trascorsi. Li vuoi questi pochi giorni che restano? Bene, te li regalo. Usali per me. Cerca una casa, una donna, quella donna. Cerca il figlio che è lei, cerca me stesso. Se riuscirai a farlo nascere, se riuscirai a strapparlo a quella donna, forse ti farò vivere ancora qualche anno. Forse. Ma per il momento attento. Hai solo pochi giorni contati. Fa presto. Intanto scandisco il tempo. E si passa così a 10 anni dopo. In una sala d'incisione un gruppo sta registrando un brano dal programmatico titolo Bargain with the Devil, ovvero Patto col Diavolo. Il patto col diavolo di Dimitri, Richard Johnson. Jessica, Juliet Mills, è ormai felicemente sposata con un produttore discografico di successo, Robert Barrett, Gabriele Lavia, che sta supervisionando proprio l'incisione di Bargain with the Devil. Ed è madre felice di due figli dell'età di 6-7 anni, Ken e Gail. La loro è una famiglia felice e benestante. Hanno una casa favolosa e i due figli palesano spudoratamente il loro essere viziati. Gail si esprime in un linguaggio da trivio, zeppo di parolacce, e va in giro portandosi dietro una dozzina di copie del libro Love Story, mentre Ken succhia continuamente la crema di piselli in scatola e non si separa mai da una misteriosa scatola nera legata con un fiocco giallo. La felicità della famiglia Barrett viene turbata nel momento in cui Jessica scopre di essere incinta per la terza volta, cosa alquanto anomala dal momento che prende regolarmente la pillola.
Non solo, la sua gravidanza procede in modo incredibilmente rapido e inspiegabile. Sottoposta immediatamente a esami e controlli, Jessica risulta già incinta da 4 mesi, mentre la sua ultima mestruazione risalirebbe invece a 8 settimane. Jessica accusa malesseri continui, vomita sangue, comincia a avere reazioni violente e incontrollabili, come se fosse posseduta dal demonio. Inoltre in casa Barrett cominciano anche a verificarsi strani fenomeni: bambole che camminano da sole, porte che sbattono, rumori, scricchiolii, respiri affannosi nel buio, misteriose presenze. In questo scenario Robert è disperato e si rende anche conto di essere spiato e seguito da un misterioso individuo. È proprio Dimitri, che gli appare continuamente, fino a quando i due si ritrovano finalmente faccia a faccia. Il compito di Dimitri è quello di portare a compimento la gravidanza di Jessica e, per ottenere lo scopo e salvarsi l'anima, cerca di persuadere Robert che la moglie è in grave pericolo di vita e che solo lui può salvarla. Robert riconosce Dimitri ricordando la sua descrizione fattagli da Jessica anni prima, visto che i due erano stati amanti. E visti i continui fallimenti della medicina ufficiale, decide che non riesce a spiegare il fenomeno della gravidanza della moglie e si convince che la cosa migliore da fare sia affidarla proprio nelle mani di quest'uomo. Morale? Mai fare patti col diavolo. Ovidio Assonitis dimostra una grande padronanza del mezzo cinematografico e dirige in modo sorprendente, in coppia con il direttore della fotografia Roberto De Torre Piazzoli, facendo un interessante uso del montaggio e delle ottime musiche funky jazz di Franco Michalizzi, spesso mescolate a effetti sonori vari, eco, rantoli, mugolii e distorsioni vocali. In alcune scene la demoniaca voce fuori campo è stata resa volutamente poco intelligibile per causare un senso di disagio allo spettatore. Insomma, a distanza di quasi 50 anni, Chi sei resta sicuramente uno dei migliori horror prodotti in Italia e indubbiamente uno dei più originali e innovativi. Da vedere, da vedere, da vedere. L'articolo completo lo trovate su ilmiovizio.wordpress.com.